sente male il microfono, però... Allora, praticamente siccome lui è arrivato ieri sera qua, e io, siccome stiamo facendo il film a Rosolini, io ho preso la macchina e sono venuto stamattina. Ve lo giuro, arrivo al casello autostradale di Taormina e quindi c'erano tre macchine davanti a me. Mi fermo e penso alle mie cose e mi distraggo. Vedo che il primo impiega abbastanza tempo e va via, si procedeva lentamente. Il secondo, quello davanti a me, perde assai tempo. Io non capisco perché ero distratto da altre cose. Pensavo a musica, eccetera, eccetera. E nel frattempo dico, ora vediamo quanti soldi spicciccio, così pago. E allora controllo e avevo 1,70 euro. Ve lo giuro, non sto aggiungendo nulla. Dico, speriamo che sia meno di 1,70 euro o 1,70 euro, ma sarebbe culo. E pago con quelli invece di avere, che avevo 20 euro. No. È bello perché è avvincente proprio. Ti tiene sulle spine dall'inizio. Cioè, tu già vuoi sapere come va a finire, capito? Perché... No, ma io lo voglio raccontare perché veramente... Sì, ma... Io mi stupisco di... Ci tengono loro, Ma io mi stupisco di quello che dice, nei film non succedono ste cose. Quindi arrivo, la macchina davanti, dietro di me c'era un camion. Targato? La macchina davanti a me va via, io abbasso il finestrino, infilo il biglietto, mi spunta 1,70 euro. Mica dico, picciotti, ma questa è fortuna. Prendo 1,70 euro, le metto, provo a metterla là, 10 centesimi mi cadono a terra. Panico, apro lo sportello, tum, e non si apre perché ero troppo vicino. E quindi vado nel panico, comincio a sudare, non so che cosa fare, dietro di me è il camion. Allora vado un po' avanti di sguincio in modo tale che ho la possibilità di uscire con lo sportello. Abbasso lo sguardo. L'ha usato lui e Torquato Tasso. E non lo usa più nessuno. Ferma! Abbasso lo sguardo e vedo due, non più i miei 10 centesimi, ma 2 euro a terra. Ma io sono in stato confusionale perché dico, ero troppo, cioè ho detto che ho bloccato tutti dietro di me. Quindi finalmente riesco ad uscire dalla macchina, vado per cercare i miei 10 centesimi, non li vedo più perché si erano infilati sotto la macchina. Quindi, picciotti, chiunque di voi, che cosa avrebbe fatto? Ho preso i 2 euro e li metto là dentro. Mentre li sto mettendo, il camionista da dietro mi fa: pecone, per questi 2 euro ci carero a chi dura avanti, e tu ti pigli e li metti da rincia. Ho fatto la figura di merda più colossale della mia vita. E poi allora io gli dico, guardi che no, pure a me mi sono cadute, se io avessi bisogno di picciole, no tu, morto. Prendo l'1,90 euro di rimanenza, non sapevo cosa fare, gli ho detto, guardi, gliele lascio qua sopra, così fanno pure lei. Se minchia, che un picciolo hanno, che osanno vanno.